Quali sono le problematiche strutturali del sistema fiscale italiano e perché, se sei un imprenditore piuttosto che un investitore professionista, dovresti seriamente prendere in considerazione la possibilità di trasferire la tua residenza fiscale? Te lo dico tra un attimo. Molto probabilmente, se sei qui in veste di imprenditore o di investitore professionista, diciamo qualcuno che ha un certo tipo di dimestichezza con gli investimenti non solo finanziari, magari anche immobiliari, sai perfettamente che ci sono tante cose che non vanno in Italia. Ma mi fa piacere comunque riassumertele un attimo e per questo, per darti la possibilità di fare una riflessione seria e profonda sulla necessità, sulla possibilità di trasferire la residenza fiscale, perché il giorno che hai trasferito la tua residenza fiscale, che è una pratica estremamente semplice e indolore, la tua vita migliora da così a così, fino a ritornare al punto di partenza, ma in meglio, migliora al 100%, se non al mille per mille. Al di là evidentemente della scontatezza della pressione elevata, quindi questo sicuramente è il primo problema, ma lo sappiamo tutti, non cadiamo dal pero, non ve lo deve dire certo Luca Tagliatella, che in Italia la pressione fiscale è assolutamente insostenibile. Secondo me i veri problemi, problemi strutturali che la politica potrebbe risolvere piuttosto che parlare di flat tax, piuttosto che parlare di flat tax da tre aliquote a cinque aliquote a sette aliquote, a scontrarsi con i problemi della costituzionalità e ad abbaiarsi l'un gruppo parlamentare all'altro, bisognerebbe fare i conti con la necessità di fare invece una riforma strutturale del diritto tributario del sistema fiscale. Prima di tutto andare a risolvere quella che è l'incertezza normativa. L'incertezza normativa è legata al fatto, molto spesso anche al fatto, che ci sono repentini cambi di governo, per cui le norme cambiano da un anno all'altro e se non cambiano vengono aggiornate. Questo chiaramente comporta una serie di incertezza sia dalla parte del contribuente, sia dalla parte del professionista, sia dalla parte dell'accertatore, dell'amministrazione finanziaria, dell'agenzia delle entrate per intenderci. Chiaramente tutto questo meccanismo di riapplicazione, di modifica della norma, perché l'anno scorso ho fatto una cosa che quest'anno non posso più fare, l'anno scorso ho dedotto un costo che quest'anno non posso più dedurre, ha dei costi elevatissimi, sia chiaramente in termini economici, ma sia in termini temporali, perché io me la devo andare a studiare, poi la devo spiegare al cliente, il cliente la deve capire, se ne deve convincere, eccetera, eccetera. E chiaramente questo provoca delle problematiche infinite anche a livello di budget per i gruppi un po' più strutturati, perché fanno degli investimenti sulla base del fatto che magari potevano dedurre o c'erano delle agevolazioni su quel particolare tipo di investimenti. L'anno dopo vengono cancellati dal governo, poi però vengono reintrodotti l'anno immediatamente successivo. È evidente che in questo contesto è veramente complicato fare impresa. O hai, come dire, fai parte di una lobby all'interno e hai delle connessioni particolari con il Parlamento, ma neanche qui con la politica, ma neanche questo in realtà ti può aiutare, o veramente te ne vai al manicomio. L'altro problema è dovuto invece al di là, adesso abbiamo parlato dell'incertezza normativa, ma c'è anche un problema legato all'interpretazione delle norme. Cioè, molto spesso la norma è scritta in maniera tale per cui io contribuente la applico evidentemente quando posso, anche grazie al mio consulente pro contribuente, quindi contro il fisco, cioè cercando risparmio fiscale. Poi però mi arriva l'interpretazione con circolare, perché purtroppo in Italia ci si affida a quella, l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, che mi dice no, ma in realtà l'interpretazione che tu hai dato, contribuente, di quella norma è sbagliata, perché l'interpretazione che do io è profisco, quindi avresti dovuto darmi più soldi, per esempio dedurre meno, piuttosto che a quell'agevolazione non potevi aderire, eccetera, eccetera. Quindi incertezza normativa, volatilità, cambiamento, mutamento costante della norma, ci sono casi in cui addirittura per avere un'interpretazione quando c'è dell'Agenzia delle Entrate tramite una circolare, che per me è già follia, però comunque in Italia funziona così, bisogna aspettare anche 10 anni. Quindi in quei 10 anni il contribuente avvento dice lo faccio, non lo faccio, mi comporto in questo modo, poi però ti arriva il maresciallo Capozzo che 9 su 10 è sempre meridionale, sono anch'io, e ti dice no, dottore, lei ha sbagliato, questo non lo poteva fare, e quindi via sanzione, via interesse. In questo contesto,
si decuplicano le problematiche anche del contenzioso tributario e che può durare fino a 10 anni per arrivare al terzo grado di giudizio. Quindi è evidente che fare impresa o investire a livello professionale in un contesto del genere è completamente fuori da ogni grazia del Signore, da ogni logica, ma soprattutto se poi ci vogliamo collegare anche al problema burocratico, ci scoppia la bomba in mano. Ed è questo il motivo per cui secondo me dovresti, tu che mi ascolti, sia un imprenditore, un investitore, pensare seriamente a un trasferimento di residenza fiscale, perché esistono vicino l'Italia, senza neanche andare troppo lontano, delle giurisdizioni che in realtà non hanno assolutamente di questi problemi. Per esempio, l'incertezza normativa è una cosa che non si pone in Svizzera, o la certezza del diritto è una cosa che in realtà è immediatamente di facile riscontrabilità in un paese di lingua inglese, in un paese di common law, quindi Malta, Irlanda, piuttosto UK è un po' più complicata, però comunque la situazione è sicuramente migliore di quella italiana. Ci sono delle norme un po' più chiare anche a livello di deducibilità dei costi, la UK dà accesso ad una deducibilità che non è paragonabile al casino che c'è in Italia. Quindi se sei un imprenditore, un investitore che fa due lire, cambiare, passare al di là del confine, che ripeto è una pratica estremamente semplice, anche se va maneggiata evidentemente con cura e con intelligenza, può cambiarti la vita perché ti leva quello stress mentale che ti permette di dedicarti esclusivamente al business senza doverti preoccupare di tutto quello che è collaterale, che dovrebbe essere collaterale, cioè burocrazia e diritto che non funziona, che sono delle toppe impressionanti allo svolgimento dell'economia. Cioè, questo è anche uno dei problemi per cui il PIL non cresce, per cui l'Italia è un paese in recessione. Perché non si agevola l'imprenditore, non si agevola l'investitore, non sono lasciati in grado, nella serenità, di svolgere quello per cui si sono fatti il culo, cioè l'impresa e l'investimento. No, ci dobbiamo preoccupare di tutto quello che succede intorno e di non farci male. Io sono Luca Tagliatela, ti ringrazio per avermi ascoltato, noi ci vediamo nel prossimo video.